spiegati, cioè nel senso che oggi è andata bene 10 contro 11 abbiamo vinto, in un'altra occasione 10 contro 11 purtroppo abbiamo perso dei traguardi molto importanti e sapere cosa mi penso. Se si riuscisse a trasformare questo temperamento, un temperamento sempre positivo, nel non andarsi a scontrare con un'autorità che bene o male ha sempre un potere superiore al tuo, caso l'altro. E seconda cosa, abbiamo degli elementi con un bagaglio tecnico eccezionale, si è visto anche oggi con dei virtuosismi. Quando è che si riuscirà a fare in modo che questi virtuosismi diventino corali, in modo tale che si ottenga veramente il massimo? Perché il bagaglio tecnico c'è, se c'è la coralità, siamo avanti. Ma davanti, parto dalla seconda, davanti abbiamo due o tre giocatori che tendenzialmente sono dei portatori di palla. Sì, noi ci lavoriamo perché per far capire loro che tante volte la soluzione migliore può essere uno scambio. Ci arriveremo, però non è neanche facile snaturare le qualità di un calciatore. Dal punto di vista temperamentale la divido in due la risposta. La prima è che io voglio degli animali in campo e abbiamo tutta gente con questa qualità qua. Chiaro che la cosa non deve diventare eccessiva, ma oggi mi è sembrato eccessivo il comportamento della terna arbitrale. E spendo anche due parole a tal proposito. Noi siamo sei partite che giochiamo e in sei partite non ho avuto un mezzo favore, ma non perché io voglio i favori. Ma se c'è una cosa mezza e mezza, a oggi noi l'abbiamo avuta contro. Non mi va. Non, con questo non voglio né favori né sfavori. Voglio che le cose siano fatte uguali per tutti, perché noi lavoriamo come il Modena, come il Verona sabato scorso, come la partita precedente del Bari, e io voglio che le cose vengano fatte in un modo equo per tutte e due le squadre. Leandro Barso. No, ciao, mister.